Siamo in uno spiazzo che è a ridosso del Circolo Unione sulla via Manciaverri. Sistematicamente a periodi ci sono individui, non voglio usare altri vocaboli, individui che forse provano dispiacere o fastidio e quindi vengono qua a vandalizzare questo posto. Io ho chiesto all'operatore di riprendere all'inizio di questo servizio questa pianta, è una cicas o un cicas, ne hanno rubato circa una decina, una addirittura alto circa un 2 metri. Beh, mi chiedo, ma vi sembra normale, logico, venire a rubare le piantine del comune, della città, piante che sono state messe su nell'erba, nella terra, da un signore che fa il tutto in maniera gratuita, solo perché ha questa voglia forte di mantenersi attivo? Non è normale. Non è normale vandalizzare ciò che è di tutti. Non è il primo servizio, veniamo qui, in quest'area di parcheggio, però dico, si potrebbe anche smetterla. Vandalizziamo noi stessi? Cioè vandalizziamo ciò che è nostro? Forse avete venduto queste piante, non lo so, o forse volete arredare i vostri giardini, il vostro prato, insomma, ma sono cose che lasciano l'amaro in bocca, sono azioni vandaliche che non si possono tollerare, smettetela, finitela. Le telecamere, sì, le telecamere, hanno avuto anche la furbizia di abbassare le telecamere, anzi no, alzarle, tale da non consentire che potessero registrare eventuali individui che nottetempo vengono qui. Una pianta di cicas alta 2 metri è stata estirpata dopo un lavorio fatto con i picconi. Beh, ma non avevate niente da fare stanotte? Vi siete dedicati al giardinaggio degli altri? Vi siete dedicati a quelle piante che forse vi sono servite per guadagnare qualche cosa? E lo potevate dire pure pubblicamente, ve le avrebbero regalate. Ma così no, date solo una brutta immagine di voi stessi innanzitutto e della città poi. Io ho sempre detto che le telecamere sono un deterrente ma non sono la soluzione ai problemi. Devo dire che quello delle piante a me è diventato un problema che non è stato soltanto dello spazio antistante di Via Ferrante, ma appena messe delle nuove piante a Via Cesarano, anche lì ci sono stati diversi furti. Ovviamente abbiamo segnalato alle forze dell'ordine. Mi dispiace umanamente perché voglio dire, noi facciamo tanti sacrifici anche per mettere il verde in città. E delle prossime ore tutto un lavoro di riqualificazione di Arena Pignataro con altri alberi che saranno messi nell'area che sarà adibita all'area ginnica più a un'area di ricreativa per giovani. L'appello lo faccio alla città, se qualcuno vede si può rivolgere anche riservatamente al sindaco, ovviamente andare dalle forze dell'ordine, posto che sono anche zone videosorvegliate, ma dalle telecamere a viso coperto non siamo riusciti a identificare questi personaggi.